È il sogno dei grandi viaggiatori nel continente asiatico. Un piccolo paese dove incontrare le mille atmosfere dell'Asia. Monaci in meditazione davanti a serafici Buddha. Pendii di montagna coperti da piante del tè. Spiagge sabbiose a perdita d'occhio. Elefanti che si ristorano nell'acqua di un fiume. È l'isola di Sri Lanka, una goccia nell'oceano indiano, grande due volte la Sicilia, eppure un concentrato di quelle suggestioni di cui si sono innamorati generazioni di viaggiatori. Ayu Bhuvan vuol dire io ti auguro per una lunga vita. Ti auguro una buona vita. Dopo un atterraggio nel verde, in quella macchia di colore che riempie l'orizzonte a perdita d'occhio, percorriamo la superstrada che dall'aeroporto Bandaranaike che ci porterà in breve al centro di Colombo. Compaiono i contorni nitidi, lucenti delle palme che si incatenano una all'altra, senza un attimo di vuoto, un compatto splendore di smeraldo. È la prima immagine di Sri Lanka, isola splendente in sanscrito. Colombo non ha un aspetto futuristico come le altre grandi città asiatiche, non ospita luoghi spettacolari da non perdere e non ha neppure una storia millenaria. Però questa immensa città di 2,5 milioni di abitanti, anche a una visita frettolosa di poche ore, rivela mille volti diversi e altrettanto ricchi di fascino. Lungo la costa svettano sempre più nuovi e modernissimi alberghi di vetro e cemento. Le onde dell'oceano si infrangono sulle rocce con fragore. Davanti si apre un immenso prato dove gli abitanti vengono a prendere il fresco e a giocare a cricket, lo sport nazionale. In alcuni posti, come il World Trade Center, la città si presenta mondana e moderna. In altri appare ancora snob e coloniale, come nel quartiere di Cinnamon Gardens, dove si trovano le ambasciate, multicolore e movimentata nei quartieri di Forte e Pettà. Il quartiere di Pettà sembra un enorme bazar, un intrico di strade e stradine stracolme di merci di ogni tipo, dalle stoffe colorate ai gioielli, dalle spezie alle verdure. E forse è proprio qui, negli intricati grovigli del bazar, rigurgitante di traffico caotico, di merci, odori e colori, che c'è il sottile fascino di Colombo. E le mucche qui in giro non ci sono? No, ci sono, qualcuno si trovi, però diciamo non sono, o mucca non è sacro qua, noi mangiamo. Ci si rende immediatamente conto della molteplicità culturale di Colombo. I templi indù si innalzano non lontano da quelli buddisti, dalle moschee e dalle chiese cristiane. I tre portali di questo tempio indù occupano un lato della via con la loro massa di figure scolpite e colorate. Questo è uno dei luoghi più sacri degli indù. È il tempio di Kathirasan, dedicato a Kataragama, dio della guerra, con la sua coloratissima facciata, brulicante di statue nello stile dell'India del Sud. Quartiere di Cinnamon Garden, una statua di Buddha guarda verso la Town Hall, il municipio di Colombo, ma non si sa se lo sguardo dell'illuminato aiuti le autorità locali ad amministrare meglio. Il bianchissimo municipio del 1928 assomiglia al Campidoglio di Washington. L'Independence Memorial Hall è un grande edificio in pietra che commemora l'indipendenza dello Sri Lanka dalla Gran Bretagna, ottenuta nel 1948. Sri Lanka, isola splendente, è solo l'ultimo dei molti nomi attribuiti a questa terra nel corso dei secoli.
nomi che riflettono i tanti rivolgimenti della sua avventurosa vicenda. All'epoca dei grandi regni buddisti era semplicemente Lanka, cioè l'isola. Per gli inglesi era Ceylon. Nel 1948 diventa una democrazia indipendente e nel 1974 l'isola torna a essere Sri Lanka, ovvero Isola Splendente. Singala avurudu langai wage avurudu kannata hitai nage nakatata kiri utura nakatata kiri utura Si fa chiaro il che avviene in un attimo, come è normale che sia vicino all'equatore, compare l'istantanea di un paese a metà strada tra passato e futuro. Percorriamo una superstrada trafficatissima e poi una sottile striscia di asfalto che passa tra file di palme da cocco, primo impatto con la vegetazione tropicale. Siamo diretti verso nord, verso le pianure della zona ricoperta di giungla, costellate di enormi affioramenti rocciosi isolati. Queste pianure settentrionali, chiamate Rajarata o Terra dei Re, ma anche conosciute come Triangolo Culturale, furono la culla della civiltà singalese, il cui centro sono le meravigliose città di Anuradhapura e Polonnaruwa, con i loro sfarzosi monumenti. Ma non bisogna dimenticare il centro roccioso di Mihintale, la straordinaria cittadella rocciosa di Sigiriya e i templi rupestri di Dambulla.
questa moschea musulmana, avanti, a destra. Questa cittadina si chiama Madampe. L'onnipresenza vegetale è schiacciante. L'esplorazione dell'impero verde di Sri Lanka costituisce già un viaggio. Percorrere l'isola da una parte all'altra non è difficile. Le strade sono in perfetto stato, ma è necessario abbandonare la fretta. E si possono godere le innumerevoli trasparenze, le infinite sfumature di verde che scorrono una nell'altra senza interruzione, rinnovando continuamente il paesaggio con le inesauribili forme di migliaia di piante. Puttalam sorge sulle rive dell'omonima laguna, che si estende per oltre 28 chilometri tra la terraferma e la penisola di Kalpitiya, ed è una delle più grandi lagune dello Sri Lanka. A questo punto abbandoniamo la costa e ci dirigiamo verso l'interno, nella parte settentrionale dell'isola.